Cari amici, eccoci al nostro appuntamento settimanale per fare il punto sulla situazione Covid, ma mi auguro sempre di più per fare il punto sulle iniziative da mettere in campo da qui a qualche mese per il rilancio dell'economia della nostra regione e per affrontare i temi che riguardano il lavoro e lo sviluppo. Ne parlerò nel corso di questo incontro. Per quello che riguarda i dati Covid abbiamo la conferma di quello che mi ero permesso di anticiparvi qualche giorno fa, e cioè che si conferma che la regione Campania alla fine sarà la regione che esce dal Covid prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po' di pazienza, ma ci stiamo arrivando. I dati di oggi... io Premetto sempre che in Campania dobbiamo essere più attenti che in tutte le altre regioni d'Italia, perché da quando dopo questa estate le regioni sono state parificate, l'Italia è stata rimescolata, non c'è più nord e sud, tutte le regioni sono nella stessa situazione e dunque, lo ripeto, siccome la Campania è la regione a maggiore densità abitativa d'Italia, noi dobbiamo essere più attenti di tutti. Vi voglio già anticipare che sulla base dei dati viene fuori che ancora una volta stiamo facendo in Campania un vero e proprio miracolo, più che nella prima fase di epidemia. Il miracolo vero lo stiamo facendo adesso, salvaguardando fino in fondo la nostra comunità. I dati essenziali. Per quanto riguarda i dati dei decessi Covid, la regione Campania rimane la regione che ha la percentuale più bassa d'Italia di mortalità Covid. Questo probabilmente è il dato più significativo, ma di cui, come avete avuto modo di vedere, non parla nessuno. Per quanto riguarda i ricoveri dei pazienti Covid, non abbiamo ormai nessuna difficoltà, siamo sotto il 40% dell'occupazione dei posti letto previsti. Per quanto riguarda le terapie intensive siamo scesi ormai a una occupazione di terapie intensive che va dal 160 al 180 dei ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo raddoppiato le nostre terapie intensive da febbraio ad oggi Abbiamo una percentuale di occupazione delle terapie intensive che ormai sul 26-27% abbiamo una situazione di ottima tenuta. Questo nel momento in cui in Italia ci troviamo di fronte a dati che sono clamorosamente falsati e non voglio aggiungere altro. Ci sono regioni che trasmettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per fare abbassare la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva. Vedrete, nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime regioni che ha trasmesso dati veri. Due domande abbiamo fatto al Ministero della Salute. Qual è il dato reale delle terapie intensive disponibili? Non quelle comunicate, quelle veramente disponibili. E qual è la differenziazione fra i tamponi che si fanno? Viene a una regione d'Italia che per settimane ci hanno detto che facevano 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 test. Poi improvvisamente sono scese. Bene, oggi la campania è fra le due o tre che fanno più test veri al giorno. Ci siamo attestati ormai fra 23.000 e 25.000 test molecolari veri, non test truffa. A completare il quadro della nostra sanità aggiungo le notizie relative ai tamponi. Siamo una regione che oggi trasmette i risultati dei tamponi entro le 24 ore con un sms, credo ormai alla quasi totalità dei cittadini che fanno i tamponi. Se vi sono ancora piccole eccezioni vi prego di segnalarcele, ma abbiamo messo in piedi un sistema informatico per cui la trasmissione del dato avviene entro le 24 ore. Per quello che riguarda le vaccinazioni siamo una regione all'avanguardia. Ad oggi noi abbiamo avuto in Campania l'arrivo di 1.450.000 vaccini anti-influenzali. Anche sui vaccini sono circolate in Italia notizie totalmente false. Credo di poter dire che anche per le vaccinazioni la Campania è all'avanguardia. Queste notizie non le ascolterete, le saprete fra qualche settimana. Ci stiamo attrezzando per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid. Credo che per la prima decade di gennaio faremo anche una sorta di esercitazione generale per verificare. Il piano organizzativo che abbiamo messo in piedi. Seguiremo in maniera puntuale nei prossimi giorni l'attuazione di questo piano. Stiamo rifornendo tutte le strutture territoriali dei congelatori a meno 80 gradi per essere pronti già a metà gennaio a mettere in piedi un piano di vaccinazioni straordinarie. Vedrete che saremo anche in questo vaccinazioni anti-Covid una regione all'avanguardia in Italia. Vedrete, verificherete direttamente. La situazione quindi che abbiamo di fronte oggi è tale che ci consente, lo faremo credo dalla prossima settimana in maniera graduale, di aprire attività chirurgiche che erano state sospese nelle scorse settimane. Quindi cercheremo di moltiplicare anche l'attività di elezione negli ospedali, cercheremo di aprire la possibilità di prestazioni in Alpi, cioè prestazioni fatte da privati anche dai nostri primari, dai nostri professionisti, cioè un poco alla volta con la prudenza necessaria cominciamo a riattivare anche attività che avevamo sospeso. Infine, si va concludendo in larga misura la campagna di aggressione politico-mediatica contro la nostra regione. Voi sapete, ma perdo veramente qualche minuto soltanto, che nel corso di un mese e mezzo è stata messa in piedi una campagna di aggressione che aveva un obiettivo, spostare l'attenzione dell'Italia dalle regioni del centro-nord in grande difficoltà e senza alibi, perché a primavera si poteva dire le regioni del nord sono le. No, no, da questa estate le regioni sono state parificate e quindi non c'era più nessun alibi per nessuna regione. Spostare l'attenzione dalle regioni del nord sulla Campania e su Napoli per dirottare l'attenzione politica. Questo è tutto con campagne di aggressione che hanno fatto leva sulla falsificazione consapevole dei dati. I dati che sono stati falsificati sono i seguenti. Le risorse finanziarie arrivate alla Regione Campania, dati falsi. Sono stati pubblicati sul sito della Regione i dati veri. I dati che pubblichiamo noi sono dati certificati o dall'unità di crisi o dai responsabili dell'assessorato con tanto di firma e controfirma, falsi dati sulle risorse arrivate in Campania, una quantità di frottole, i cui dati veri sono stati pubblicati, vi ripeto, essendo la Campania la regione che riceve meno di tutte le regioni d'Italia nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Ancora oggi, lo ripeto per la centesima volta, la Campania riceve 45 euro pro capite in meno rispetto alla Regione Veneto, 40 euro pro capite in meno rispetto alla Lombardia, 65 euro pro capite in meno rispetto all'Emilia Romagna, 30 euro pro capite in meno rispetto al Lazio e così via. Dunque, non solo non ci hanno dato nulla, ma siamo la regione che ancora oggi combatte avendo meno risorse di tutte le regioni d'Italia. L'altro dato falsificato, il personale medico arrivato, premesso che siamo la regione che ha meno personale di tutte le regioni d'Italia in proporzione, ho ricordato, ricordo ancora i dati ISTAT 2018, 16.000 dipendenti in meno rispetto al Veneto, che ha un milione di abitanti in meno della Campania, 15.000, 14.000 in meno dell'Emilia, 12.000 in meno del Piemonte, 60.000 dipendenti in meno rispetto alla Lombardia. Quando è cominciata la seconda ondata dell'epidemia abbiamo chiesto... Per avere il minimo necessario di personale, 600 medici in più, 800 infermieri in più. Dopo tre bandi fatti dalla protezione civile, il risultato è questo: 10 anestesisti in più arrivati in Campania. E 80-85 medici generici non specializzati. Un numero analogo di infermieri. Dunque si conferma che quello che ha fatto la Campania non lo ha fatto nessuna regione d'Italia. Siamo un'eccellenza perché abbiamo i dati oggettivi mortalità Covid più bassa d'Italia, terapie intensive con tasso di occupazione più basso d'Italia fra le grandi regioni, ma perché abbiamo combattuto a mani nude. Questi i dati falsificati per la campagna di aggressione mediatica. E ancora in questi giorni qualcuno va girando per fare sciacallaggio su un altro problema. Noi sapete che abbiamo realizzato terapie intensive durante la primavera. I cosiddetti ospedali modulari che abbiamo realizzato nei pressi ospedalieri di Caserta di Salerno e dell'Ospedale del Mare di Napoli. Ci sono persone talmente ottuse che pongono questa domanda: ma avete realizzato i centri Covid, quelli modulari, e non sono tutti occupati? Bene, non ci vuole una intelligenza superiore per capire che i posti non devono essere tutti occupati perché se avessimo oggi occupato tutti i posti di terapia intensiva domani quando ci chiedono 10 posti per ricoverare pazienti li dovremmo mandare in Germania ma ci vuole tanto per capire questo e tuttavia c'è ancora gente che pur di fare un ultimo residuo di sciacallaggio va facendo questa domanda totalmente idiota. Tenete conto che il Ministero fissa come soglia di sicurezza il 30% di occupazione delle terapie intensive. Cioè il Ministero della Salute ci dice che il 70% dei posti devono essere liberi. Non perdiamo tempo. Gli ultimi elementi di falsificazione che abbiamo registrato la scorsa settimana sono questi. Mancano i calzari per il personale medico nell'ospedale del mare. Notizia falsa. Si mettono le buste di plastica ai piedi. Notizia falsa. Gente che continua a parlare dicendo cose false con i volti coperti o con i volti oscurati. Dovete sapere che quando parla gente con i volti coperti dovete dare per scontato che sono dei truffatori che vanno denunciati. Noi stiamo lavorando per individuare tutti quelli che si sono presentati a volto scoperto. Con calma. Arriveremo dove dobbiamo arrivare. C'è un medico di un'associazione medica che in questo momento continua a trasmettere SMS diffamatori, lo abbiamo individuato, procederemo ovviamente per via giudiziaria. Stiamo cercando di capire bene anche quel famoso documento su cui è stato costruito un polverone mediatico, i medici, gli anestesisti, una cosa clamorosamente falsa, nessuno aveva mai parlato di anestesisti. Allora, Siccome siamo attestati sulla linea della coerenza, confermo che chiunque voglia fare campagne di informazione corretta non deve fare altro che mandare le domande e le richieste di informazione o all'unità di crisi regionale o all'assessorato regionale, al responsabile regionale della sanità. Avrà tutte le risposte. Sulle quali pone interrogativi nell'arco di 24 ore. Chi vuole informazioni, chi vuole fare sceneggiate televisive per fare aumentare gli ascolti, faccia quello che vuole. Per questi ovviamente le chiarificazioni le daremo nei tribunali. Date per scontato che tutte le falsificazioni avranno come seguito, per le persone e per le emittenti, querele per diffamazione. Non ne parliamo oggi semplicemente per non fare pubblicità gratuita, perché questo cercano per fare aumentare gli ascolti. Vi invito ancora a cambiare canale quando vi sono trasmissioni chiaramente diffamatorie costruite semplicemente nell'ambito della campagna politico-mediatica per spostare l'attenzione dal nord a Napoli. Questo è tutto. Eh, sapete che non c'è più neanche l'ombra di una fila al Cardarelli, al Cotugno, poi per carità può succedere la fine del mondo. Ad oggi la situazione è questa. Nella regione Campania, nella seconda ondata di epidemia, nessuno è stato messo sui materassini a terra. Come mi è capitato di vedere per qualche realtà del nord. Non si sono aperti luoghi di ricovero nelle palestre, nei palazzetti dello sport, nelle sagrestie, nelle chiese. Pure in un contesto di grande difficoltà, abbiamo accolto, ospitato e curato con dignità tutti. Quando qualcuno ha aspettato in macchina un'ora doveva aspettare in macchina perché non c'erano alternative migliori, punto. Ma quando da noi c'erano cinque macchine in fila, da altre parti ce n'erano 50 di macchine in fila. Ma queste cose non le saprete. Allora concludo questa pagina purtroppo inevitabile solo per comunicare a tutti quanti voi che ad oggi siamo la regione che ha retto meglio di tutte la seconda ondata di epidemia. E piano piano la realtà verrà fuori. Sta già emergendo, ovviamente. Le decisioni del governo... Voi sapete che noi abbiamo avuto una posizione molto diversa dal governo nazionale, che ha commesso errori a mio modo di vedere, in qualche caso clamorosi, che hanno determinato in Italia confusione, divisioni territoriali, la divisione in zone per quello che mi riguarda, non voglio adoperare parole forti, l'ho già fatto per il passato. Lasciamo perdere, noi dobbiamo andare avanti al di là delle zone, avete capito tutti quanti a quale logica rispondono anche le zone. Ci sono zone che... Dovrebbero uscire dalle, dal rosso avendo 4-5 volte più ricoveri in terapia intensiva della campagna. A noi va bene la linea del rigore. Quello che non va bene è la speculazione politica sulle zone. Ma per quello che mi riguarda, più rigore c'è, meglio è. Perché, lo ripeto, noi dobbiamo essere più attenti di tutti. Quei dati che ho richiamato all'inizio dell'incontro ci dicono che stiamo ottenendo risultati significativi. Oggi abbiamo una percentuale di positivi sui tamponi che è sul 9%, sotto il 10%. Questi risultati sono il frutto delle nostre scelte, sono il frutto della chiusura anticipata delle scuole. Del filtro che abbiamo fatto in estate per chi veniva dall'estero e di tutte le ordinanze di maggior rigore che abbiamo adottato. Sicuramente non delle misure del governo, anche perché come avete avuto modo di vedere, la Zona Rossa è un'operazione solo propagandistica perché poi è aperto tutto, tranne che i negozi di abbigliamento per adulto. E di calzature rispetto ai quali in questo contesto a me pare francamente intollerabile che ci siano queste chiusure. Pensate che, pur essendoci la zona rossa, era consentito di spostarsi anche al di là del comune di residenza se il barbiere proprio era in un altro comune, se il parrucchiere era in un altro comune. Lasciamo perdere. <coughs> lasciamo perdere quello che abbiamo ottenuto e stiamo ottenendo per salvare la Campania è semplicemente il frutto delle decisioni che abbiamo anticipato dovendo scontare anche un po' di guerriglia urbana da parte di qualcuno che o era un delinquente o non aveva capito che per salvarci dobbiamo essere più rigorosi di tutti quanti quindi, questi dati incoraggianti sono il risultato di quelle decisioni rigorose che abbiamo preso. Tornando al governo, abbiamo criticato il governo per il livello di confusione, di divisione, di, 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 di caos informativo che si è determinato. Sapete che la nostra proposta era di chiudere tutto a ottobre. Oggi staremmo molto più tranquilli. In queste ore il governo sta prendendo delle decisioni di rigore. Per una ragione di onestà intellettuale devo dire che in questo caso io condivido appieno le misure del governo. Chiariamo bene, ripeto, rispetto ad alcune attività commerciali che in questo contesto è ridicolo tenere chiuse. Ma per il resto io condivido le misure di rigore del Governo. <coughs> A cominciare dalla limitazione negli spostamenti fra regioni e fra comuni. In Campania sarà vietato anche andare nelle seconde case nel periodo festivo. Ve lo anticipo. Una semplice osservazione finisco. Quando abbiamo chiuso le scuole, la domanda che rivolgevano molti operatori televisivi ai genitori era questa. Lei è d'accordo con la chiusura anticipata che ha fatto la Regione Campania delle scuole? Sì o no? Fatta questa domanda, credo che il 99% dei cittadini risponderebbe no, non è una misura giusta, ma la domanda era sbagliata. La domanda corretta da fare era questa. Considera giusta la chiusura anticipata delle scuole nel momento in cui sono stati rilevati 300 positivi in questo plesso scolastico? Se la domanda fosse stata corretta, il 99% dei genitori avrebbero detto è giusto. Misura difficile, ma è giusto. Più o meno la stessa domanda dobbiamo porre ai nostri concittadini per il periodo festivo. È giusto vivere in maniera sofferta anche il Natale, il Capodanno, le feste? Fatta così la domanda diremmo tutti quanti, non è giusto, non è giusto poter incontrare anche i familiari più lontani, anche mettere in contatto i nonni con i nipoti, fare il pranzo, la cena, Natale, Capodanno, tutti quanti insieme. È chiaro che sarà una grande sofferenza per tutti quanti noi. Ma la domanda da fare anche in questo caso deve essere completa. È giusto avere questa condizione di sofferenza, sapendo che se facciamo un pranzo di Natale, 20 parenti, 30 parenti non conviventi, anche con i nonni, sapendo che poi a metà gennaio dovremo portarli in terapia intensiva, la risposta credo che sarà per il 99%. È giusto fare un sacrificio per evitare che per un momento che è umanamente non solo comprensibile, ma sentito da tutti quanti noi, di intimità familiare, poi dobbiamo scontare a gennaio un nuovo picco di, di esplosione, di contagio. Dobbiamo avere un'attenzione in più perché a gennaio avremo il picco dell'influenza. Quindi se non siamo rigorosi oggi, noi rischiamo di avere a gennaio non una situazione umanamente difficile, ma una situazione drammatica. Per questo io credo che per quanto difficile e amare possano essere le misure di rigore, dobbiamo avere senso di responsabilità e sapere che il sacrificio umano che facciamo in questo mese sarà ripagato dalla tranquillità che daremo ai nostri familiari, ai nostri nonni, ai nostri parenti, ai nostri amici con il nuovo anno, quando se siamo rigorosi riusciremo a contenere il picco dell'influenza e anche un possibile nuovo picco di epidemia, Covid. Vi dicevo che dobbiamo cominciare sempre di più a lavorare per il futuro. Il Covid passa, mese prima, mese dopo, ma dobbiamo cominciare a parlare di lavoro, di economia, di tranquillità delle famiglie. In Campania abbiamo presentato in Consiglio regionale qualche giorno fa un progetto Campania centrato su cinque obiettivi per i prossimi anni lo sviluppo di un sistema industriale agricolo di avanguardia cioè in grado di essere competitivo nel mondo la soluzione dei problemi strutturali storici della Campania la soluzione definitiva problema dell'ambiente, problema dei rifiuti, sistema idrico eh, monitoraggio ambientale, aria, terra, falde, acquifere, eh, depurazione totale delle acque nella nostra regione. Avere, alla fine di questa legislatura regionale, la regione più verde e monitorata d'Italia. Terzo, interventi di eh, riqualificazione urbana per le grandi periferie, per il master plan del litorale domizio, della piana del Sele, un nuovo piano casa, tutto diciamo semplificando le norme. Quarto obiettivo, la regione della solidarietà, della solidarietà dei valori profondi, un aiuto alle fasce deboli, agli anziani, ai disabili un rilancio ulteriore di un lavoro già immenso che abbiamo fatto per la scuola e la formazione professionale e soprattutto un tentativo per dare risposte alle famiglie di fronte a quella che sarà dal 2021 una grande emergenza dell'Italia, cioè la crisi demografica, la perdita delle nascite, l'Italia che scende sotto i 60 milioni di abitanti. Un paese che invecchia, che non crea ricchezza, che non dà lavoro ai giovani e che rischia di non avere più le risorse per pagarsi il sistema pensionistico, la scuola pubblica, il trasporto pubblico, se continuiamo a scivolare in basso come sistema Italia. Non avremo più le risorse per garantire il futuro dei nostri figli. Un quinto obiettivo. Del progetto Campania, recuperando le cose che non siamo riusciti a fare negli anni passati, o per mancanza di risorse, o per mancanza di personale. E l'ultimo anno, ovviamente, per l'esplosione dell'epidemia Covid, e cioè un grande programma di informatizzazione, digitalizzazione di tutte le attività della regione Campania e di sburocratizzazione radicale. Cominceremo dagli uffici del genio civile, cominceremo dalla informatizzazione di tutte le attività relative ai permessi ambientali, urbanistici, relativi ai settori produttivi. Dobbiamo essere in grado di diventare la prima regione d'Italia per la sburocratizzazione e la digitalizzazione dei servizi. Un obiettivo lo abbiamo già raggiunto negli scorsi anni. Siamo diventati la regione che ha i tempi di pagamento più bassi d'Italia. La Campania paga 26 giorni. Dobbiamo fare ancora di più. Tutto deve essere informatizzato per ragioni di trasparenza, ma anche per la qualità dei servizi che dobbiamo dare ai singoli cittadini, alle famiglie, alle imprese, ai professionisti. Questi grandi obiettivi a cui dobbiamo lavorare nei prossimi anni. Il presupposto di tutto è rappresentato dal problema finanziario. Dobbiamo essere pronti a utilizzare tutti i fondi europei. Io mi auguro che la manfrina che continua a livello nazionale sui fondi comunitari abbia termine. Abbia termine. Ho segnalato in Consiglio regionale un problema che avremo di fronte. Stanno cercando di ridurre le risorse destinate al Sud. Vi ho detto già che la Campania riceve meno di tutte le regioni d'Italia nel Fondo sanitario nazionale. Ma stanno cercando di ridurre le risorse a trasferire al Sud tutte le regioni meridionali nell'ambito dei nuovi programmi europei e del POR 2021-2027. Qui verificheremo la coerenza di tutte le forze politiche quando ci scontreremo con una resistenza dura e trasversale delle regioni del centro-nord. Avremo modo di risentirci. Ci stiamo preparando con un parco progetti esecutivi. Tale da farci utilizzare subito i fondi europei. Vorremmo approvare per marzo il nuovo piano 21-27 per i fondi europei della Regione Campania, FESR, Piano di sviluppo rurale, Fondo sociale europeo. Nel frattempo, ovviamente, stiamo facendo i salti mortali per dotarci di progettazioni esecutive per l'edilizia ospedaliera, anche qui. I ritardi storici della Campania possono diventare un'occasione per dotare la Campania del piano ospedaliero più avanzato d'Italia nell'arco di tre anni, tre anni e mezzo. Siamo pienamente al lavoro su questi obiettivi. L'altro presupposto per realizzare quel piano di cinque punti che vi ho detto per la Campania è il rapporto con il governo nazionale. Zone ZES che vanno rifinanziate, fiscalità di vantaggio per le imprese che investono nel Sud, abbiamo un contenzioso aperto con il Ministero dell'Economia. Voi sapete che paghiamo ogni anno centinaia di milioni di euro di rate di mutui relative ai mutui che abbiamo acceso per pagare i debiti sanitari fatti dalla Campania nel corso dei decenni. Abbiamo dimostrato in quei decenni di essere degli scellerati, irresponsabili e stiamo pagando ancora oggi il prezzo. L'assurdo è che noi paghiamo al Ministero dell'Economia, come Regione Campania, tassi di interesse usurari. Ancora oggi, paghiamo dal 2 al 5% interessi. Abbiamo aperto una vertenza con il Ministero dell'Economia per affrontare e risolvere questo problema che è indegno di un paese civile. Allora dobbiamo chiarire con il governo nazionale alcune questioni, se vogliamo dare respiro. Mi è capitato di, avere, di, avere, di partecipare ad un convegno della CISL regionale a cui ha partecipato Anna Maria Furlan, segretaria nazionale. Una donna, una dirigente di grandissimo valore, ne approfitto per salutarla. Abbiamo ascoltato valutazioni preoccupate rispetto all'uso dei fondi europei, preoccupazioni che io condivido. Gli altri paesi d'Europa si stanno preparando a utilizzare quei fondi non in mille direzioni, ma per far fare un salto di qualità alle economie di quei paesi per porsi il problema della transizione energetica, per dotarsi delle grandi infrastrutture, per dotarsi di un sistema di formazione e di ricerca all'avanguardia, per migliorare il sistema pensionistico. Noi ancora parliamo di mille progetti che dovremmo realizzare in queste condizioni. Rischiamo di perdere l'ultimo treno per riportare l'Italia nel numero dei paesi avanzati del mondo. Sono 25 anni che noi perdiamo ogni anno un punto, un punto e mezzo di PIL, di prodotto interno lordo rispetto alla Germania. In queste condizioni, ve lo ripeto, fra 5-7 anni non avremo più le risorse per pagare i grandi servizi di civiltà e in queste condizioni, nelle quali noi dovremmo fare uno sforzo di unità nazionale, dovremmo parlare all'Italia del suo futuro. Abbiamo classi dirigenti talmente impoverite e in qualche caso invigliacchite da non riuscire a parlare più un linguaggio di verità ai nostri concittadini, al nostro paese e continuiamo a scivolare verso il basso. Allora, cercheremo di fare per quello che ci riguarda uno sforzo straordinario per ricollocare la società campana, l'apparato produttivo campana, i grandi servizi di civiltà ad un livello di avanguardia non in Italia ma in Europa. Nel frattempo stanno maturando cose significative alle quali stiamo lavorando senza farci distrarre dalle campagne di aggressione mediatica. Eh, partirà a breve il servizio dell'alta velocità per quello che riguarda Salerno da Battipaglia. Abbiamo lavorato due anni con le ferrovie dello Stato per far partire dei treni Freccia Rossa da Battipaglia e rendere poi permanente il servizio ed estenderlo fino al Cilento come già avviene d'estate. A Benevento presenteremo fra poco eh, i lavori della nuova stazione ferroviaria di Benevento. Partono lavori importanti per l'ammodernamento della rete ferroviaria EAV. Siamo pronti per trasferire alle ferrovie dello Stato la gestione della rete ferroviaria, ma ci vorranno 120 milioni di euro per ammodernare la rete ferroviaria, altrimenti non avremo risultati. Per quanto riguarda la città di Napoli, già due degli obiettivi che abbiamo indicato in campagna elettorale, 10 proposte per la città di Napoli e cioè l'uso dell'ex manifattura tabacchi di napoli per un polo di ricerca avanzata nel campo dell'agroindustria sta prendendo corpo e ieri abbiamo firmato a roma un accordo per il centro storico di napoli al quale la regione campania partecipa con due progetti palazzo penne e l'ospedale dell'annunziata che sarà ristrutturata completamente Palazzo Penne ugualmente diventerà un centro dell'architettura moderna, contemporanea, un centro di documentazione della trasformazione urbana. Nella città di Salerno vanno avanti progetti strategici che cambieranno il volto della città. È in corso il lavoro per realizzare la spiaggia da Salerno a Ponte Cagnano. Ci sarà una spiaggia ai 100 metri di profondità e si completano i lavori a Piazza della Libertà che sarà credo la più bella grande piazza d'Europa sul mare e proprio sul mare, sulla spiaggia con un parcheggio straordinario che sarà sotto questa piazza a Caserta abbiamo parlato anche ieri per il liutoale di Domizio i permessi che dobbiamo avere dal Ministero, dal Ministero eh, dei Beni Culturali Andremo ad una stretta anche per quanto riguarda il policlinico, ci avevano comunicato che ripartivano i lavori, non so se ripartono seriamente, c'è cioè un contenzioso in atto, ma vedremo di riprendere in mano. Per Avellino stiamo lavorando per un polo di produzione di autobus di valore nazionale, pienamente autonomo, non solo carrozzerie ma anche i motori, stiamo lavorando per avere un sistema regionale con un polo di eccellenza che abbiamo fra Avellino e Caserta che potrà collegarsi anche con altri poli produttivi nazionali. Cioè stiamo, nei prossimi giorni credo che partono i lavori per la pista ciclabile nell'area del Parco del Vesuvio, ci abbiamo lavorato per anni, lo abbiamo finanziato, 10 milioni di euro, c'è un lavoro immane da fare per dare lavoro a un'intera generazione. Allora noi ormai siamo concentrati su queste cose, il lavoro per un'intera generazione di giovani campani e poi le grandi emergenze sociali, i lavoratori socialmente utili, l'industria in crisi che saranno alla nostra attenzione inevitabilmente nei prossimi mesi. Questo è il lavoro che ci attende. Allora, ai nostri concittadini un appello e un messaggio. L'appello: siate rigorosi. Zona rossa, gialla, verde, a po'à, lasciate perdere. Cerchiamo di essere ognuno di noi responsabile verso se stesso, verso la propria comunità, verso la propria famiglia i propri figli, i propri nonni. Non abbiamo bisogno di avere lezioni, avere richiami, di essere imboccati da qualcuno. Siamo tutti quanti maggiorenni e vaccinati e sappiamo tutti che dobbiamo avere comportamenti rigorosi qui più che altrove. Vi prego di essere responsabili e consapevoli, perché comportamenti responsabili affiancati alle misure rigorose che stiamo prendendo ancora oggi, abbiamo messo in quarantena il campo Rom di Scampia nella città di Napoli, nella città di Napoli. Stiamo facendo un po' i cani da guardia per cercare di spegnere i focolai dovunque si accendano. L'abbiamo fatto anche questa estate, prima a Mondragone, 800 messi in quarantena, poi a Sant'Antonio Abbate, poi ad Arzano, poi a Marcianise, poi ad Orta di Atella. E prima ancora nella prima fase, nel Vallo di Diana, ad Ariano Irpino, saluto ancora e ringrazio. Per la prova straordinaria di civiltà che hanno dato i cittadini di Ariano Elpi. È stato un onore per la Campania vedere 13.000 cittadini andare a fare il test molecolare. Bene, da sempre stiamo cercando di spegnere tutti i focolai per salvare la Campania. Il lavoro è in corso. E già per quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto il secondo miracolo in Campania. Ma dovete aiutarci con comportamenti responsabili. E poi un messaggio di fiducia. Un messaggio di fiducia. Eh, guardate con serenità al futuro. Sono stati mesi difficili per tutti quanti noi, singole persone e famiglie. Ma veramente abbiamo nelle nostre mani la possibilità di costruire qualcosa di importante per i nostri figli. Uh, abbiate fiducia nel futuro e nel lavoro che è in corso e che proseguirà con estrema determinazione nella nostra regione. Saluto affettuoso come sempre a voi e alle vostre famiglie.